Belli miei, bentornati sul canale, sempre e comunque dal vostro cap. Oggi sono salito un pochino di rank, raga, sono top 7k, ultimo giorno disponibile per le nostre belle spot di Grandmaster. Potete ben capire che, avendogli buttato una chiavetta, questa me la tengo per stasera, visto che deve uscire il Goat, che si risulta essere una carta molto bella, no? Ma la vedremo sicuramente domani. Oggi andiamo a provare un mazzettino consigliato da un ragazzo sotto a non mi ricordo quale video, I'm sorry, che utilizza un'ela con il cavaliere, che attualmente dovrebbe essere anche una bella top tier questo mazzettino. Unica nota, fratello, non che tu me ne voglia, ma preferisco Scar al posto di Giganto, che Giganto è sicuramente un'altra bella cartina da mettere nel mazzo con ela, però Scar non lo so, mi piace di più, anche perché devo sfoggiare la variante del pass, fratello. E poi se vogliamo, con Lockjaw mettendo Blade, le Sif, abbiamo più possibilità di pescare le nostre cartine di costo 10 o superiore, così che possiamo giocarlo veramente ai costi bassissimi. Andiamo subito a provarlo. E raga, se ci avete cosa, come si chiama, Cagliera, mettetela in questo mazzo al posto di Dracula, che vi posso assicurare che può dare il suo sporco contributo. Ora giochiamo subito il cavaliere. Molto bello quando capita il cavaliere in questi mazzi dove c'è due carte, una carta a drop 1 e a drop 1. Sì, vabbè, lasciatemi stare, fratello, dai, dai. Allora, il Raft è una bella cosa se volessimo giocare Lockjaw qui. Io giocherei. Ora, l'unica cosa che voglio è che magari tu, siccome io vado a 4 di costo adesso nel turno 4, mi fai pescare Lady Sif, frate. E ripeto, Lady Sif, posso ovviamente fare cose molto belle e interessanti. Il Raft se ne va a fanculo. Ora, frate, l'ho chiamato. Frate, l'ho chiamato. E aspetta, io non ti faccio prima Lady Sif, io ti faccio prima Blade. Sicché tu mi scarti prima l'infinauta e mi prendo la spada d'ebono con l'infinauta. E io qui ti gioco anche la Sif. Gioco anche la Sif. Poi turno 5. Cosa vogliamo giocare? Beh, gli gioco la spada. Gioco la spada, sì. E il problema è Dracula. Dracula, come glielo gioco? Bello Jupiter. Bello Magneto. Frate, se prendiamo Scar, non ve lo sto a dire io quanto ammonta il suo costo. Tu la miss, ok. Black Cat che si scarta pure. Frate, Ela o Scar? E ci abbiamo la play. Abbiamo anche il turno 7, frate. Ma io gli snappo. E se penso che conceda a sto punto, perché siamo messi abbastanza bene. E penso che lui già lo sa. Vediamo. Azza. Ora, l'unica cosa che mi viene in mente a me è che sto ragazzo con Iron Man possa avere un tribunale pazzo. Perché se c'è il tribunale pazzo e c'ho la giocata, qui mi fa cosa, come si chiama? Onslaught, e mi fa il tribunale. Dici tu Blade, ma io Blade non lo farei, sai. Io lo giocherei qui, ma giocherei Dracula qui. Vai. Bello. Bello così. Bello così. E frate, io sono forzato. Mi sono forzato a giocare là qui. Anche se Dracula adesso è inutile. Abbiamo giocato tutte le carte, frate. Tutte le carte. Esattamente tutte le carte. Adesso abbiamo Black Cat, Infinauta e Death. Il problema è che, se vogliamo, a me basta che l'Infinauta mi va qui, non qui. Boh, proviamo. Vediamo come va a finire. Cioè, penso che ce l'ha comunque il coso. Come si chiama? Il tribunale. Però a sto punto, se vuole sfruttare i 5 punti della miss, che non penso sfrutti. Esatto. Deve fare il tribunale lì. Vinciamo? Non lo so. Ha voglia se vinciamo. Cioè, nel senso, gli è capitata la combo al tribunale. Ed è molto bella la cosa. Però non bastava, fratelli. Abbiamo giocato tutto il mazzo. Esattamente tutto il mazzo, solo Blade. Dove me lo mettevo Blade? E già abbiamo fatto onore al ragazzo che ha consigliato sto mazzettino. Ora, conviene che io giochi il cavaliere adesso? Perché Black Cat si scarta. Ma sai che no? Ma sai che no? Perché il cavaliere, potete ben capire che adesso, visto che abbiamo anche Lady Sif, possiamo giocarlo esattamente ora. Mi dai pure infinauta, frate. E siamo a cavallo, io ti snappo. Però forse direte voi, è un pochino affrettato come cosa. Lo penso anch'io. Lo penso anch'io. Ora, 50-50 fra Infinauta e Scar. Frate, non sbagliare.
Storm, ok. Giochi Storm, l'importante è che lui non abbia il fenomeno, ovvero R9, ovvero il Juggernaut. E così facendo ci portiamo a casa una location, perché metti che c'ha Shang. Ma gli fa un cazzo Shang a sta spada, frate, non gli fa un cazzo. Si prende invece la cosa. Bravo. Bravo, bellissima play, frate. Bellissima play. Me coglioni. Me coglioni. Me coglioni, frate. Bella play. Molto bella. La cosa che posso fare io è fare la Jubilee. E Blade. Insomma, però fa schifo la play, forse. Blade non lo posso giocare se non qui. Potrei fare una roba del genere, invece, eh? No, no, non mi piace. Non mi piace come play. Non mi piace come play assolutamente. Giocherei solo Scar, invece. Sì. Dai, facciamo così. Ok, Jessica. Allora, non può fare Lyot, eh. Non può fare Lyot. Io invece posso fare una roba del genere. Aspetta, posso fare così? No. Posso fare così? No. Aspetta, non... No, però forse mi conviene, invece di fare Dracula, mi conviene fare Blade e Jubilee. Perché Jubilee ho serissime possibilità di trovare o un bel magneto, oppure una bellissima Ela. No? Vai. E lui c'ha Doctor Doom per essere da giocare. Non lo so che cosa può avere. Cioè, sicuramente c'aveva Lyot e noi ci abbiamo prima e quindi non lo può giocare. Sicuramente c'aveva Doctor Doom perché mi sembra un bel lockdown. Esatto. Victory. Comunque, raga, mi preme dire che sto mazzo non è sempre così. Possiamo dirlo che non è sempre così. Adesso molto bello il gran portale. Anche perché il fondamentale problema di sto mazzo, penso lo sappiamo tutti, è il fatto che può briccare in una maniera assurda. Che cazzo sto facendo? Non lo so. Ready. Ok. Ora, è buona cosa che noi ci abbiamo Lockjaw. Bello, Black Cat, sì, scartati. Mi va bene questa cosa. Ora, ok. Ok. Un Thanos Ongoing. E sicuramente ci avrà anche Kaiera, sta ragazzo. Bello Campi Elisi, oh. Molto bello Campi Elisi. Fratello, Elisif può prendere quello che vuole, però. E mi sa che io tenterei di fare Lockjaw. E lui snappa perché giustamente è messo molto, ma molto meglio di me. Vediamo. Dici Mobius, grazie. E dici la Dime. Brutta. Brutta, frate, mi sa che mi sono pianto da solo. Questa partita la vedo molto brutta. E dovrei scartare. Però posso fare anche il turno 5, con calma. Fammi giocare la Jubilee, fammi vedere che cosa mi prende. Frate, mi sta indovinando tutte le play, ovviamente. Con Lockjaw è normale, se mi giochi Cosmo non so. Ok. Bello. Vabbè, mi sembra d'obbligo giocare di Sif comunque. Blade non lo posso fare perché mi scarta Ela. Però Blade qui lo posso giocare, visto che non... Che c'è coso. Che c'è Cosmo. Metti, mi prende Magneto. Non era. Bello. Bello, è impossibile. Che giochi tu lì però? Magneto. Bellissima sta cosa. E se vogliamo noi abbiamo anche vinto lì, indipendentemente da quello che giochiamo. Perché? Perché te lo spiego io. Scartate, abbiamo Black Cat e Infinauta. Metti che gli faccio una mossa del genere. Che cosa può andare storto? E mi vanno tutte e due qui. Io qua perdo. Cioè per giusto mi dovrebbero andare uno qui e uno qui. E siamo a cavallo. Ma dici che conviene giocarla sulla stanza del pericolo, Ela? La gioco qui, Ela. Minions to me. Lì. Raga, mi ha fatto salire quasi a 5k. Quanto sta spingendo sta Ela? Ma come The Captain? Ma te, con calma. Questo è un duello sentitissimo comunque.
Black Cat intanto si scarta. Mi duole però che non stiamo sfruttando Dracula. Perché Dracula alla fin fine, raga, in questo mazzo sì, può servire se tu bricchi. Oh, ma sai che è buono di danno? The Sif è molto buono con Detta, anche perché se noi ci abbiamo Ele in mano, bella questa cosa, tra l'altro, e lo giocherei proprio qui, se noi ci abbiamo Detta in mano, e anche Lady Sif, metti che ci abbiamo Ela, non ci abbiamo il pensiero che magari può essere scartata da Lady Sif, perché è Detta a costo 8. E comunque, raga, ho notato che il grande blob sta tornando ad altri livelli, L'ho beccato un po' di volte, ci ho fatto anch'io un paio di game per vedere quanto poteva essere impattante, anche con la 8 location di ieri o di oggi, non so se è ancora 8 location, quella di Odino, come cazzo si chiama, Kamartash. L'ho trovato bello. Cioè, è ancora forte quel cazzo di mazzo. Ti immagini che è questo qui con Blob? Vabbè, lui si prende più 3 di energia, dai. Lui si prende più 3 di energia, sperando che non mi fa Jeff. E era. Mazzo sgravato. E lo so che tu te la prendi. Che io non risolvo nulla. Esatto. Vabbè, io intanto la spada gliela faccio. Volendo. Tanto la spada gliela faccio. Dici no. Va bene. E adesso, frate? Allora, ragioniamo. Ragioniamo per un momento assurdo. Se io gioco Magneto qui, che cosa vado? Io vado a 9 di energia massima. Ciò vuol dire che posso giocare Dracula Scar. Attenzione. Però c'è anche a dire che lui si prende prio, quindi vuol dire che io posso aspettarmi benissimo una Lyot. Però mi conviene, secondo me, fare una roba del genere. Dinosauro. Ok. Mi conviene perché io adesso posso fare così. Così. Ma... per forza Blade mi ha dovuto dare, bastardo di mazzo de merda. Perché adesso io sono forzato. Cioè, nel senso, io posso fare anche così. Posso fare anche così. Scar va a 11. Cioè, ha una differenza di 10. Qui l'unica cosa è che Dracula mi deve prendere in fin auto. C'ho un 50 e 50 qui. Vamo. Non ho che fa. E questa è la play. Ma tu snappi, frate. Frate, non posso perdere il duello contro un altro gap. Infinato. GG 100% win con Ela. E che vi devo dire io, se non che dovete assolutamente provare sto mazzo, e che grazie a sto mazzo ho scalato 2000 di posizioni. Io ci tengo a ringraziare il ragazzo che mi ha consigliato il mazzettino. Dimmi dove sei che ti vengo a stringere la mano sicuramente. E consigliatemi altri mazzettini, raga. A domani.